Dopo quasi 30 anni di attesa, un sisma e una ricostruzione che in alcune parti della città si è affidata a norme ormai obsolete, inizia a muovere i primi passi all'Aquila il nuovo piano regolatore. In aula, in consiglio comunale, arriva il documento preliminare. Primo passo di un percorso lungo e complesso che coinvolgerà enti come la provincia e portatori di interesse. È una grandissima ricognizione, i primi tre capitoli sullo stato del suolo, su quello che ha fatto, la ricostruzione, le periferie, la riconnessione centro-periferia, i rammendi che si devono fare in questo territorio disgregato, specialmente dopo il sisma, e per arrivare ai punti strategici che è il capitolo quarto. Cosa faremo dopo? Innanzitutto faremo l'accordo preliminare con la provincia, come prevede la legge, quindi parallelamente, mentre viene fatta la stesura del nuovo DRG, che avrà dei presupposti, come dire, più moderni, tante cose che il vecchio DRG non contiene, questo invece le conterrà, anche la filosofia sarà una filosofia completamente diversa, si va per ambiti urbani in luogo delle zone, insomma un ridisegno strategico di quelli che sono gli approcci alla pianificazione del territorio. E parallelamente si fa l'accordo della provincia da una parte, mentre dall'altra si procede alla stesura del PRG. Avremo un anno davanti per portarlo all'attenzione del Consiglio Comunale. In mezzo dalle elezioni, l'ambizioso obiettivo di lasciare in eredità gli strumenti per pianificare la città del domani, l'amministrazione Cialente pensa al recupero delle peculiarità della città ferita, ma con voglia di rinascere, riscoprendo le sue tradizioni. Noi abbiamo l'Appennino come riferimento, l'Aquila è una grande città dell'Appennino, ecco, deve recitare quel ruolo lì. Dentro questa ripresa strategica di protagonismo che la Regione Abruzzo ha inteso rimettere in piedi, APE, Appennino Parco d'Europa. Diciamo, ripartiamo dalle intuizioni di qualche tempo fa che si sono perse come nel tempo. La strategia di una bellissima città medievale, colpita dal sisma, che è rinata proprio grazie al terremoto, che realizza i suoi collegamenti con le infrastrutture, come dire, da costruirsi, quindi questo bel collegamento su Pescara che è uno dei punti strategici della Regione Abruzzo, le bellezze naturali, l'enogastronomia, turismo, cultura, università, ecco, fare della qualità della vita il punto forte di questa città del futuro.